Grande Fratello 2024, le sorelle Leciso in primo piano. Come sottolineato già da qualche collega della cronaca rosa, o gossipara che dir si voglia, Amanda Leciso è stata presentata al suo ingresso nel reality di Alfonso Signorini manco fosse Maria De Filippi. Il conduttore alla fine della prima puntata ha annunciato, la sesta concorrente che entrerà, vi sorprenderà. Si chiama Amanda e Leciso di cognome. È la sorella di Loredana Leciso. Abbiamo una Leciso tra noi. Ma chi sono queste sorelle Leciso e cosa hanno fatto per essere sulla bocca di tutti, o quasi? Beh, Loredana e Raffaella, gemelle, sono apparse in televisione in diversi programmi come La Fattoria, Striscia la Notizia e Buona Domenica. Loredana, in particolare, è la compagna di Albano, ecco spiegato tanto clamore mediatico. L'ingresso di Amanda al GF, Loredana ammette, non me l'aspettavo. Nella puntata di ieri, giovedì 19 settembre, Loredana Leciso è stata ospite in studio al Grande Fratello. Alla domanda di Alfonso Signorini se si sarebbe mai aspettata la partecipazione della sorella, Amanda ha confessato: sinceramente no. Non l'avrei mai detto e proprio per questo è una grande emozione anche per me. Poi, mia sorella ha 15 anni in meno di me e quindi davvero lei è la mia piccolina. Noi ci siamo sempre definite più mamma e figlia più che sorelle perché, appunto, lei è più piccola. Comunque Loredana Leciso, rivolgendosi al conduttore del GF e ex direttore di Chi Alfonso Signorini, ha precisato, io sono una tua telespettatrice affezionata e ora ti seguirò ancora di più. Poi, dopo i complimenti del presentatore per la sua ottima forma, ha rivelato, ho tanti hobby, leggo, faccio belle passeggiate nel bosco. Ti ricordi che una volta sei venuto a trovare me e Albano? Dunque il pubblico, dopo le sorelle Loredana e Raffaella, imparerà a conoscere anche Amanda. Lei, come detto, è la più piccola delle Leciso. Nata nel 1988, ha all'attivo solo un'apparizione nel film del 2006 Parentesi tonde di Michele Lunella. Nella vita ha fatto vari mestieri oltre a quello di attrice. La persona più importante per lei? Senza dubbio il figlio, conosciuto come Ninni sui social, che oggi ha 10 anni. Il piccolo è nato dalla relazione con il produttore cinematografico Ivo Micioni,